Ciao amici e benvenuti dal Gemister 15. Dopo la classifica che ritrovate sul canale dell'anno appena concluso, iniziamo questo 2022 con una vera novità, più che altro rivolta al brand. È diverso tempo che non lo testo, e alle caratteristiche dello speaker, davvero molto interessanti, particolari. In verità qui dietro vedete solo il suo sfidante di oggi, il V-King X10. Perché? Perché l'X-Boom 360 è tornato all'LG, ho fatto il reso. Le sue caratteristiche mi avevano anche in parte convinto, quello che non mi ha convinto è il prezzo di acquisto, davvero esagerato, e non basta l'aspetto estetico e non basta anche la qualità sonora. Ma andiamo a scoprirlo in questa video recensione. Grazie per il like, iscrizione, condivisione, e qui sotto, se vi va di acquistare uno o l'altro, vi lascio i miei link Amazon, sempre aggiornati al prezzo più basso. Ma adesso sigla. La confezione che ci arriva è enorme, in compenso però lo speaker all'interno è ben protetto e la dotazione è davvero misera. Un manuale veloce in lingua italiana, ma se ne può scaricare uno online più completo, sempre in lingua italiana, e un cavo per collegarlo alla presa elettrica. Sì, perché lui ha la doppia funzionalità di avere una batteria integrata o di poter funzionare costantemente collegato all'elettricità. Le dimensioni e il peso sono importanti. Questo speaker è vero, ha una maniglia che ci aiuta anche per la trasportabilità, però è grande e soprattutto non ha una protezione particolarmente incisiva, perché lui sì, resiste all'umidità, quindi possiamo utilizzarlo all'interno del nostro bagno, ma attenzione agli schizzi d'acqua e alla polvere. Per quanto riguarda invece l'aspetto che veramente colpisce subito, almeno mi ha colpito, seppur è un'opinione soggettiva, è l'aspetto estetico. Questa è una vera opera d'arte. Mi piace particolarmente di questo speaker sono le funzioni integrate, che sono riposte tutte sulla console superiore, che è anche rivestita di una sorta di materiale gommato, anche gradevole al tatto. Forse bisogna fare un po' di pressione per andare a pigiare i tasti, però ci permettono di fare tutte le operazioni, compresa quella di cambiare fonte di riproduzione, e il tasto dedicato se vogliamo andare a variare l'animazione o spegnere completamente il LED centrale. Sulla parte posteriore abbiamo gli ingressi, che io dico sempre sarebbero quelli normali, però in realtà quando c'è il jack oggi sta diventando qualcosa di diverso, e c'è proprio questo ingresso unito a una USB per leggere MP3, e poi c'è un tasto dedicato se vogliamo collegare un secondo speaker in modalità stereo. Indiscutibile che il vero valore aggiunto è l'applicazione dedicata di LG. In prima battuta ci permette di poter visualizzare la batteria residua, di poter cambiare fonte di riproduzione direttamente da remoto, alzare e abbassare il volume, inserire direttamente la modalità outdoor. Si possono variare delle equalizzazioni preimpostate in base ai generi musicali, ma soprattutto quando possiamo andarla a personalizzare a nostro piacimento. Non mancano ovviamente le modalità per andare a comandare il LED integrato: si può spegnere completamente oppure si può passare da tre diverse tipologie. Quella diciamo un po' più giovanile per musica particolarmente movimentata, perché lui in realtà non è un unico LED, ma ne contiene più strati. C'è una simpatica anche possibilità di poter attivare questo party strobe, in pratica lampeggia anche al ritmo di musica il flash del nostro smartphone. Poi ce ne sono alcune riservate più che altro alla riempitura del nostro arredamento, molto più soft, e poi abbiamo quella nature che ci permette anche delle animazioni. C'è la possibilità anche di poter abbassare e alzare l'intensità del LED, della luminosità. Qui abbiamo una parte simpatica sulla base che stiamo riproducendo, inserire degli effetti, vi ricorda anche qui
la Fiesta Tablet di Sony. Abbiamo anche alcune altre funzionalità, quale quella di poter collegare o decidere di far collegare lo speaker o al solo al nostro telefono, oppure in una festa a un secondo dispositivo e quindi andare ad alternare la riproduzione dal vostro a quello magari di un amico. C'è la possibilità anche di accenderlo automaticamente quando si va a collegare al nostro smartphone via Bluetooth. Abbiamo in realtà la possibilità di spegnerlo direttamente dall'applicazione e successivamente lui si dovrebbe riaccendere. Purtroppo, o forse per una scelta ben precisa, funziona solo in modalità alimentato alla presa elettrica, non a batteria. E soprattutto abbiamo anche la parte del lettore MP3 direttamente integrato nell'applicazione stessa e poi possiamo andare ad aggiornare il software. Devo dire che è un'applicazione davvero che mi ha sorpreso. Il mio punto di riferimento è proprio di quella Sony, ma per essere la prima volta che la testo, la prima volta che la vedo, beh, è un'applicazione che va assolutamente premiata. E se l'applicazione, ribadisco, è un valore aggiunto, una vera sorpresa che può solo migliorare con i futuri aggiornamenti, sul lato del prodotto ho qualche perplessità. Sinceramente mi aspettavo un'integrazione, visto il prezzo wifi che non c'è, che avrebbe potuto rendere indipendente gli ascolti su questo speaker, ma tant'è che è assente. Il Bluetooth viene dichiarato dalla casa come un 4.0, ora qualche dubbio che sia stato scritto, riportato male, ce l'ho, però in realtà lui è particolarmente pigro, ha il primo aggancio e successivi riagganci, in compenso di positivo però ha un'ottima distanza di copertura, anche con una parete nel mezzo. Per quanto riguarda invece il lato dell'autonomia, un'altra gradevole sorpresa, perché seppur non di grandissime dimensioni, mi ha dato un'autonomia del tutto accettabile. Non arrivo a quella dichiarata da LG, ma ci sono andato molto vicino e questo è un lato positivo. Non sempre le case costruttrici su questo dato si allineano poi alla realtà. E infine parliamo di quello che c'è integrato in questo speaker. Mi affascina l'ingegnerizzazione, potrei dire per alcuni aspetti geniale. All'atto pratico però troviamo un woofer che è anche rinforzato e devo dire la verità, forse è collocato in una posizione che avrà il suo senso sonoro, però rimane in balia di polvere e comunque qualsiasi impurità alla lunga, non so se questa parte possa riportare danni. Mentre sul lato opposto, proprio sotto questa puntina, mi dà quest'idea, una puntina dei vecchi dischi di una volta dove c'è integrato il LED, abbiamo un tweeter per le parti alte. Questo design unito insieme permette veramente di avere una distribuzione precisa, perfetta, 360 su tutti i lati. L'LG fa anche un esempio, come gli altri speaker dichiarati a 360 gradi non hanno l'uniformità su tutti i lati. Con questo design ribadisce che invece il suono viene distribuito perfettamente allo stesso modo. Ma prima di andare alle conclusioni, ci sentiamo questo piccolo confronto tra l'LG e l'X10 della Voking, e poi ci troviamo per le conclusioni. E se vi va qui sotto alla fine di acquistare uno dei due, vi lascio come sempre il link Amazon. Thank you.
E siamo giunti alle conclusioni, tralasciando la parte economica, ve l'ho detto all'inizio che cosa ne penso, ma giudicandolo per la qualità audio, questo LG sulla parte degli alti e medi è davvero straordinario, soprattutto sulla parte degli alti. Sarà l'impiego di materiali di questo tweeter in titanio particolarmente resistente e vibrante, sarà la collocazione, l'ingegnerizzazione diversa dallo standard di questo driver, però sul palcoscenico sonoro porta una quantità di dettagli davvero impressionante, e devo quindi elogiare l'LG perché ha fatto un gran lavoro sotto questo lato. Quello che mi ha convinto invece meno, pur avendo questo woofer contrapposto anche lui studiato con materiali fibra di vetro che portano sicuramente un'esperienza sonora diversa, sono rimasto meno convinto dalla parte dei bassi, che in realtà mi aspettavo più che altro in maniera diversa. Questi bassi che arrivano, oltretutto c'è anche un condotto sulla base dello speaker, una sorta di bass reflex dal basso verso l'alto, e per ascoltare questo speaker la collocazione migliore è al centro di una stanza. Però questi bassi, pur essendo particolarmente profondi, è anche difficile da spiegare, non hanno una consistenza, non hanno una forma. Questo LG ha un basso che in realtà va anche un po' a sporcare spesso la scena su alti e medi, perché è particolarmente enfatizzato, però rimane fine a se stesso, non ha, detto proprio in termini semplici, non si riesce a guardare la sua forma, che nemmeno sull'X10 c'è, perché ve lo dico in tutta franchezza, l'X10 non ha i bassi che mi piacciono di più sul mercato, e forse questo LG si sarebbe dovuto confrontare con il T9, perché il T9 ha un basso decisamente simile a questo dell'LG, ma con una struttura ben diversa. Però vi ho voluto portare l'X10 proprio per farvi capire le differenze, essendo molto differenti. Questo LG, a fronte della spesa, sinceramente lo si può preferire per ascolti particolarmente elaborati. Non so, mi viene da pensare un concerto rock sul palcoscenico sonoro, vogliamo pizzicare più dettagli, beh, questo LG riesce a portare veramente un'esperienza difficilmente che si può paragonare. Migliora ulteriormente il volume quando inseriamo la modalità 8 torri, c'è uno sprint di un buon 30-35% di volume, però anche qui ho qualche dubbio, perché la parte del volume, secondo me, così ad orecchio, è vero che viene sparato a 360, e anche questo è un altro aspetto positivo, perché ho percepito perfettamente la stessa qualità audio su tutti i lati, e mentre l'X10 magari è più direzionale. Però così ad orecchio, secondo me, 120 watt, insomma, ho qualche dubbio che siano veritieri. Ma detto questo, aspetto a voi
e per i vostri commenti qui sotto di quello che avete percepito, se avete avuto esperienze dirette. Io vi ringrazio per il like, iscrizione, condivisione, e se vi va di acquistare uno dei due speaker qui sotto, vi lascio i link sempre aggiornati al prezzo più basso Amazon. E qui vi lascio la pagella di questo LG, di questo che fu LG, e DJ Mr. Quindi vi dà appuntamento a presto.